dichiarato incapace di intendere e di volere. Con questa motivazione, il giudice per le indagini preliminari ha ordinato l'immediata scarcerazione di Giovanni Barreca, il muratore 54enne che, nel febbraio scorso, ha sterminato la sua famiglia ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Nel massacro sono morti la moglie, Antonella Salamone, 41 anni, e i due figli, Kevin ed Emmanuel, di 16 e 5 anni. Secondo quanto dichiarato da Barreca, le vittime sarebbero state uccise per liberarle dal demonio. L'uomo avrebbe agito con la complicità della figlia maggiore, 17enne, e di due amici, Sabrina Fina, 41 anni, venditrice di prodotti per il corpo, e Massimo Carandente, 51 anni, considerato una sorta di maestro spirituale. I due complici venivano definiti da Barreca fratelli di Dio. In seguito alla strage, Barreca era stato incarcerato, ma nei giorni scorsi i risultati della perizia psichiatrica, disposta dalla procura di Termini Imerese, hanno determinato la sua scarcerazione. Gli esperti lo hanno dichiarato incapace di intendere e di volere, rendendo impossibile sia trattenerlo in carcere che processarlo. Ora è stato trasferito in un centro idoneo, in attesa di un posto in una delle tre REMS siciliane, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, situate a Caltagirone, Naso e Gibellina, dove potrà ricevere cure psichiatriche adeguate. Durante la sua detenzione, Barreca non si è mai dichiarato pentito. Anzi, ha continuato ad affermare che in casa fosse presente il demonio, che per lui resta una vera e propria ossessione. La sua difesa, rappresentata dall'avvocato e dalla consulente Roberta Bruzzone, convinta dell'incapacità dell'uomo di intendere e di volere, ha fortemente sostenuto la necessità della perizia psichiatrica. Anche la figlia maggiore potrebbe presto essere sottoposta a perizia psichiatrica. La ragazza ha ammesso la propria partecipazione e ha raccontato i dettagli dell'esorcismo che ha portato alla morte della madre e dei due fratelli. Ha dichiarato: «La prima a morire è stata la mamma. L'ultimo è stato mio fratello Kevin. Piattini, piatti e altri oggetti sono stati bruciati insieme al corpo di mia madre. Il fuoco è durato ore, ma non so dire quante. Prima di morire, Antonella sarebbe stata colpita più volte con una padella». La ragazza ha aggiunto: «Confermo le torture, ma non so se mia madre sia morta per infarto o quando io e mio fratello l'abbiamo colpita a calci. Prima i calci li ho dati io, poi Kevin. In quel momento mia madre non reagiva più. Durante le torture non poteva né mangiare né bere e, mentre veniva colpita con la padella, aveva una fascetta trasparente ai polsi. La diciassettenne avrebbe anche scritto alcune frasi sui muri di casa, presumibilmente versetti biblici, come richiesto dai due complici. Ha spiegato: «Sì, le scritte le ho fatte io. Massimo e Sabrina lo avevano detto a mio padre e mio padre lo aveva detto a me. Mi era stato detto che sarebbe stato importante leggerle». Anche Kevin, inizialmente, avrebbe partecipato agli abusi nei confronti della madre, come ha raccontato la sorella. «Parlavo con Kevin di Massimo e Sabrina ed eravamo entrambi sconvolti dalla situazione. Una sera Massimo, che aveva mal di testa, sosteneva di essere attaccato dai demoni. Si è alzato, è andato da mio fratello e gli ha detto: "Il problema sei tu". Poi ha iniziato a interrogarlo, chiedendo: "Chi sei, nel nome di Gesù?". Kevin non sapeva cosa rispondere e diceva: "Non lo so". Qualche tempo prima di essere uccisa, Antonella aveva iniziato a notare comportamenti inquietanti nel marito e a preoccuparsi per la costante presenza in casa di Fina e Carandente, che inizialmente erano stati invitati solo per pregare. Si era quindi sfogata con alcuni amici al telefono. In alcuni messaggi vocali inviati nel dicembre 2023 si lamentava proprio dei fratelli di Dio, dicendo: «Hanno messo le radici,